Maria Grazia Salaris, consigliere comunale dell'NCD, avete parlato in questi giorni spesso della paralisi amministrativa che regna a Sant'Anna. Perché questa accusa è rivolta all'amministrazione Bruno? Ma io penso che siano i fatti a parlare, non la nostra accusa. La città è paralizzata per quello che riguarda i principali settori economici e produttivi. È paralizzata per quanto riguarda il discorso dei suoli pubblici, un regolamento fatto male e che ancora, diciamo, non vede la sua applicazione. È paralizzata per quanto riguarda ovviamente il sistema della promozione turistica e quindi voglio dire una lamentazione continua e costante da parte degli operatori. È paralizzata per quanto riguarda la pulizia, il decoro, l'igiene urbana, perché voglio dire gli annunci fatti in campagna elettorale sono caduti nel vuoto. Se pensiamo che a tutt'oggi non è ancora partito il nuovo, diciamo non è stato ancora affidato definitivamente il nuovo servizio di nettezza urbana, parliamo di servizi primari della città. Una città come la nostra, che ormai da troppi anni, perché se vogliamo collegare l'esperienza veramente deludente di Mario Bruno alla precedente esperienza di Stefano Lubrano, che purtroppo, voglio dire, non è stato messo nella condizione di lavorare, sempre dallo stesso Bruno, ma che comunque, voglio dire, nel contempo sono passati oltre 4 anni. E diciamo che non possiamo non responsabilizzare questa classe politica e dirigente di aver portato la nostra città al totale collasso. Oggi, voglio dire, qualcuno annuncia numeri di consigli comunali snocciolando contabilità che obiettivamente, voglio dire, denota tutto il livello politico dei nostri attuali amministratori e governanti. Perché, voglio dire, non penso che ci si possa limitare a annunciare i numeri. Il Consiglio Comunale ha affrontato dei temi importanti dello sviluppo del nostro territorio e della nostra città solo in quanto sollecitato dalle opposizioni. Mai la maggioranza si è fatta promotrice di una discussione che riguardasse lo sviluppo di questa comunità. Da sempre fanno i passacarte dell'amministrazione, rincorrono i tempi per l'approvazione delle delibere e se vogliamo, voglio dire, non penso che denunciare la paralisi sia una cosa così assurda. Anzi, ho sentito dire da qualcuno, qualche esponente della maggioranza che ogni tanto raccoglie probabilmente la foglina del sindaco, che al nostro interno ci sono beghe. Al nostro interno non c'è nessuna bega, le beghe sono purtroppo da ricercare tutte all'interno della maggioranza, una maggioranza che oggi, è giusto ricordarlo agli algheresi, conta solo 13 consiglieri comunali, di cui uno che, bontà sua, ha qualche difficoltà personale, al quale va tutta la nostra solidarietà, ma che purtroppo, voglio dire, lega la composizione della maggioranza. Quindi, a nostro avviso, il discorso col PD sembra arenato su un impasse, che è quello che il PD chiede al sindaco Bruno di ammettere il suo fallimento politico, ed è evidente che lo deve ammettere perché il PD si è presentato agli elettori con un altro programma. Quindi, se non si superano tutte queste richieste, probabilmente si continuerà questo balletto del se non azzeri, se azzeri. Io credo che, voglio dire, una città come Alghero non meriti veramente tanta incapacità e soprattutto tanta presunzione di essere come quello che sta dimostrando oggi il nostro sindaco.